dovete sapere che c'è praticamente un signore alla finestra che Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, video un po' così speciale, nuovo background. Se mi seguite, ormai lo sapete, ve l'ho detto già in 150 video, siamo a Vancouver e quindi questo sarà il nuovo setting. Nel video di oggi ho deciso di farvi vedere la mia skincare routine serale. So che vi piace un sacco vedere la mia skincare serale e soprattutto ho cambiato alcune cose, ho aggiunto alcune cose, credo che queste cose abbiano fatto la differenza e quindi ho deciso di venire qui e parlarvene e raccontarvi un po' la mia esperienza. E in realtà questo video sarà anche un po' un video istruttivo, ma ve lo spiego a breve. Allora, prima cosa, ovviamente, struccarci, perché come potete ben vedere, sono truccata, ovviamente vado e tra parentesi, comodo struccarsi in soggiorno, cioè proprio la cosa che vi consiglio di fare. Ok, fascia applicata, questa qui è del brand Vintage Cosmetics. Vi parlo di questo brand ormai da una vita. Queste qui sono le mie fasce preferite perché sono super carine, poi sono super morbide e non stringono tipo troppo la testa, ma poi cioè, quanto sono belle. Step, ovviamente, come vedete, sono truccata, quindi lo struccaggio. Per quanto riguarda lo struccaggio, non è cambiato niente nella mia skincare routine, quindi o mi strucco con il olio struccante, e sapete che il mio preferito è questo qui del brand DHC, Deep Cleansing Oil, questo qui strucca tutto, non ha fragranza, ha un odore di olio d'oliva, perché l'olio d'oliva è praticamente l'ingrediente di questo struccante. Però veramente strucca benissimo, non mi ha fatto mai uscire sfoghi, sono anni e anni che ve ne parlo ed è sempre preferito e ovviamente viene seguito da un detergente. Anche qui i detergenti che utilizzo adesso, questo qui a Vancouver, che è questo della Bioderma. Bioderma Purifying Cleansing Foaming Gel ed è appunto un cleanser in gel super delicato che non va assolutamente a diciamo farvi avere la sensazione di pelle tirata, perché se il vostro cleanser vi tira la pelle, non è il cleanser adatto alla vostra pelle. Altri due cleanser che ho amato particolarmente in questo periodo sono uno dell'Avène, che ho a casa, è praticamente finito, ve lo metto qui, vi metto una foto, e devo dire che mi sta anche piacendo il come si chiama? L'ho preso con i saldi di Sephora ed è tipo al cavolo, adesso non mi ricordo come si chiama il brand. È un brand che si trova da Sephora. Costa di più di questi, quindi personalmente non lo so, a meno che vogliate comprare quello perché è in un packaging di vetro, quindi più sostenibile. Questi qui costano di meno, sia questo che quello dell'Avène, anche quello della CeraVe lo utilizzo ancora, ma in generale vi metto anche qui tutti gli altri video skincare per farvi vedere. Quindi faccio o questo qui come struccaggio, oppure se non sono tanto truccata quel giorno, se magari non ho applicato niente, magari metti nel weekend, eccetera, eccetera. Utilizzo sempre l'acqua micellare e anche questa è della Bioderma. Ora, so che la Bioderma ha fatto recentemente la campagna dicendo che quest'acqua non va risciacquata. Ci credo, perché l'ha detto il brand e ha detto il brand che l'acqua micellare, cioè questa acqua micellare, ovvero la Sensibio H2O della Bioderma, non va sciacquata. Personalmente, io con la pelle strasensibile che mi trovo, cioè se mi lascio anche lo 0,000 punto 1 di tensioattivi sulla mia pelle, cioè a me uscirebbe uno sfogo pazzesco. Cosa ci costa a lavarci il viso dopo che ci siamo applicati l'acqua micellare? Ancora devo capirlo, perché cosa ci vuole ad utilizzare un po' d'acqua dopo che ti sei passata l'acqua micellare? Non lo so, però appunto io me la sciacquo sempre, anche se appunto il brand ha fatto questa nuova campagna dicendo che non c'è bisogno, cioè nel senso se la lasci e non la sciacqui non muore nessuno. Però io vi dico, sciacquatevela che tanto c'è un po' d'acqua al viso, non ha fatto mai male a nessuno. Comunque, primo step, struccaggio qui. Ok, allora, eccomi qui, sono completamente struccata e detersa. Poi, prossimo passaggio, questo qui è un qualcosa che ho aggiunto da 2 mesetti, mi sento adesso
in grado di parlarvene perché ho fatto anche un sacco di ricerche, cioè praticamente io sono diventata un'enciclopedia vivente su questo argomento. Cercherò oggi di spiegarvelo nella maniera più semplice possibile, come l'ho capito io, in base alle mie ricerche. Ricordatevi che non sono un dottore, se volete poi volete potete fare delle ricerche extra voi, ma statemi ad ascoltare. Allora, il passaggio che faccio ogni sera da 2 mesi a questa parte è questa maschera qui. Questa qui è una maschera a luce LED, infatti vi faccio vedere adesso come diventa rossa. Ma vedete, non so se si possa vedere perché ci sono un sacco di luci, però vedete. Diventa, ci sono appunto le luci, adesso la spengo, poi la facciamo. Ma appunto è una maschera LED a luci rosse. Come vi ho detto, ho qui la mia enciclopedia che è appunto rossa e ho pagine e pagine di ricerche che ho fatto. Perché io questa qui l'ho ricevuta dal brand e praticamente quando l'ho ricevuta sapevo ben poco riguardo alla tecnologia delle luci LED e ho voluto fare la ricerca per 2 ragioni. Uno, perché se vi vengo a parlare di un prodotto voglio veramente capire questo prodotto, ma B, soprattutto in maniera egoista, se così possiamo dire, per me e per la mia ricerca personale, perché veramente volevo capire cosa fa questa luce, cioè questa luce fa veramente differenza oppure no, quali sono i benefici. Quindi ho fatto delle ricerche, se non vi interessa sapere dei benefici di queste cose, che tra parentesi sono pazzeschi, spoiler, sono dei benefici, ci sono degli studi scientifici, ma ve ne parlo perché appunto ho preso appunti. Se non vi interessa vi metto il minuto qua quando ho finito di parlare di questa maschera, ma se volete imparare qualcosa di nuovo e volete sentire un po' me parlare della tecnologia luce LED per quanto riguarda la skincare, continuate a guardare questa porzione di video. Partirà la musichetta di Quartz, perché io mi trasformerò in Piero Angela, perché letteralmente ho cercato un sacco di informazioni su riguardo a questa tecnologia. Allora, la tecnologia alla luce LED, dovete sapere che praticamente è stata inventata, se così possiamo dire, per degli studi per la NASA, ovvero la NASA ha trovato che attraverso la luce LED loro erano in grado di far guarire più in fretta gli astronauti in missione, ovvero se gli astronauti appunto avevano delle lesioni alla pelle, credo, appunto attraverso l'emissione della luce LED loro riuscivano a guarire più in fretta. Cosa è successo? Dopo che sono usciti questi studi, diciamo che si è portato questa tecnologia nel mondo della skincare. Non so se vi è mai capitato di fare dei facial da magari estetiste o magari proprio da studi medici dermatologi, ma qui molto spesso, dipendentemente da che facial fai, ti utilizzano questi macchinari, appunto utilizzano la luce rossa o anche la luce blu per appunto avere dei benefici alla pelle. Cosa fa questa luce, vi chiederete? Allora, fatemi spiegare. Questa luce praticamente attraverso l'intensità, e anche qui ve lo spiego, però prima fatemi dire questa cosa e poi vado proprio nella specificità. Questa luce praticamente fa sì che fa pensare alla vostra pelle che si stia ferendo, ovvero quindi la vostra pelle entra in una sorta di meccanismo di difesa. Quando la pelle pensa che stia subendo una ferita, se così possiamo dire, aumenta la produzione di collagene, con la differenza che la luce LED non ha assolutamente questa cosa, ovvero non produce nessuna ferita, non produce niente, semplicemente aumenta la produzione del collagene. Infatti la luce rossa è near infrared, è utilizzata per diminuire o per prevenire le rughette sul viso. La luce blu invece è utilizzata per l'acne, quindi per diciamo uccidere i batteri dell'acne. Ora vi metto una foto qui per farvi capire un po' come funziona la nostra pelle e le varie, diciamo, le varie intensità di queste luci. Vi faccio vedere questa immagine che vi fa vedere la differenza di lunghezza d'onda tra le varie luci.
Come vedete c'è la prima, che è la UVA, la UV e UVA, che sono praticamente i raggi del sole. I raggi del sole sono i raggi che creano più danni alla pelle, ma che penetrano di meno all'interno della pelle, infatti hanno un'intensità minore. Ci sono le onde blu, quelle gialle, e poi ci sono, vedete, quelle rosse. Penetrano più in profondità nella pelle. Ovviamente nello spettro, diciamo, della luce rossa dovete capire che ci sono diverse intensità. L'intensità della luce rossa viene misurata in nanometri. Il nanometro, ce l'ho scritto, per quanto riguarda la luce rossa può andare dai 633 nanometri fino ai 750, quindi arriva fino a un tot in profondità. Mentre l'ultima, che è la near infrared, che è la più, diciamo, più intensa per quanto riguarda profondità, riesce ad andare più in profondità, arriva fino ad una profondità di 2500 nanometri. Tutte queste, diciamo, luci, tutti questi macchinari, diciamo, ci sono stati degli studi. Ora, ci sono stati degli studi che hanno veramente dimostrato l'efficacia di queste maschere. Dovete capire che gli studi però sono stati fatti con il macchinario che viene utilizzato nel centro estetico. Quindi, cosa ha fatto la vostra Francesca per far capire se un dispositivo del genere potesse essere un'alternativa valida rispetto a quello del medico e rispetto a quello dell'estetista? Sono andata alla ricerca delle varie caratteristiche per quanto riguarda questo prodotto, che è quello che ho io, quello di, diciamo, dell'estetista, quindi quello lì che è super, quello dell'estetista, quello dei dottori, che ovviamente ha anche un costo elevato, ma non vi preoccupate, vi metto qui una tabella, e poi anche un altro in commercio di un altro brand, che è un brand che conoscerete. Lux è il brand che viene utilizzato qui in Nord America, credo che sia utilizzato anche in Europa. Se qualcuno a uno studio dermatologo, se qualcuno è un estetista e qui all'ascolto, scriveteci nei commenti e fateci sapere. Comunque, allora, l'Omnia Lux come caratteristiche ha? Colore della luce è rossa e infrarossa, quindi near infrared, quindi ce l'ha tutte e due, ed ha un la luce rossa va in profondità a 633 nanometri, mentre la near infrared va in profondità 830. Tempo di durata per quanto riguarda lo studio, diciamo, medico, più o meno 20 minuti. Un altro fattore che è importante è la distanza della pelle, ovvero più la luce è vicina alla vostra pelle, quindi più il diciamo le lampadine sono più vicine alla vostra pelle, più andranno in profondità e più agiranno, diciamo, nella vostra pelle. Quindi la distanza della pelle nel studio medico può variare dall'1 al 10 cm, perché dipende anche da che tipologia di device utilizzano, perché non tutti i studi medici utilizzano lo stesso device. Tipo, io ho fatto un facial 2 settimane fa e avevano utilizzato tipo un device rotondino, tipo così, e me l'avevano messo, secondo me, sì, a 10 cm. Però dovete contare che il quantità di lampadine in un device medico sono 1800, quindi sono veramente tante lampadine, ma soprattutto il prezzo di quel device sono 25.000 dollari. Avete sentito bene? 25.000 dollari. Quindi capirete che ovviamente se qualcosa costa così tanto, non è proprio accessibile a tutti, ma soprattutto magari fa qualcosa di più rispetto a quello che possiamo farci noi a casa. Ma allora, queste maschere che possiamo farci noi a casa valgono o non valgono la pena? E in realtà io posso dire che secondo me ne vale la pena, e vi dico le due ragioni per cui secondo me vale la pena. Uno è la frequenza, l'importanza in questi trattamenti è la costanza, è la frequenza. Capite che quante volte una persona normale può andare dall'estetista? Una volta al mese? Ma secondo me una volta al mese è già una persona privilegiata. Io considero una persona che va a farsi un facial una volta al mese una persona già abbastanza privilegiata, perché comunque vi parlo del trattamento che ho fatto io
più o meno in Italia viene a costare 120 euro, 150 euro, mi avete scritto a Milano, mi avete scritto tipo 100 euro in Emilia. Quindi contate che il trattamento che ho fatto io viene a costare, mettiamo, 80 bassi, 150 per restare alti a Milano. Capite che farsi un trattamento da 150 euro ogni mese non è proprio accessibile a tutti, ma soprattutto vi farete e sarete esposti a queste luci LED una volta al mese. Con questi qua fate l'investimento una volta e lo potete fare tutti i giorni, ovvero il brand dice di farlo tutti i giorni, magari iniziate tipo un giorno sì, un giorno no, 5 volte a settimana, insomma un po' come volete voi. Quindi la frequenza è fondamentale per quanto riguarda l'uso di questi macchinari. Secondo me la ragione per cui questi macchinari casalinghi hanno senso e ci sono dei risultati è perché lo fate sempre. Secondo fattore non da tenere un secondo fattore da tenere in mente è il fatto che questa maschera voi, cioè adesso me la metto e vi metterete a ridere, però vabbè me la devo fare, quindi praticamente voi questa maschera la mettete così, ok? E attaccata alla mia pelle, quando dico attaccata, cioè è praticamente, cioè io ho 0 centimetri tra questa maschera e la mia pelle, quindi la luce va proprio nella mia pelle ed è super attaccata, non c'è distanza. Quindi metti che queste sono attaccate alla mia pelle, più lo faccio con frequenza rispetto al farlo da un professionista che sì, ha un device più potente, però il professionista lo posso vedere, se sono già fortunata una volta al mese capirete che questi device ha senso farli. Ma anche qui sono andata alla ricerca delle caratteristiche di questo device che ho io e anche del device di Dr. Jart. Perché? Perché devo dire che il device di Dr. Jart era il primo device che io avevo visto e che mi era interessato. Perché? Perché il device di Dr. Jart ha in realtà anche la luce blu, che è la luce che va a, diciamo, uccidere, se così possiamo dire, i batteri dell'acne, quindi va leggermente a far sì che il vostro brufolo magari guarisca più in fretta. Allora, la maschera di Dr. Jart ha 630 nanometri luce rossa, 415 luce blu, 880 luce infrarossa, una sessione di 3 minuti, quindi quella maschera 3 minuti, e ha un totale di 80 lampadine, dicono. Però voi cosa succede? Quando accendete le luci, solo 25 se ne accendono, quindi se ne accendono solo 25 rosse, 25 near infrared o 25 blu. Quindi alla fine sono 25 e sono 25 per un totale di $435. La ragione per cui non ho mai preso quella di Dr. Jart è perché quella di Dr. Jart è dura. Ovvero, io non so se avete mai visto, tra parentesi, ho visto un video di Giuliana dove parla di Giuliana, di Makeup Delight, che sono sicura tutti conosciate, ma io vi metto il suo video lì. Lei parla invece della maschera di Dr. Jart e appunto parla bene della maschera per quanto riguarda anche lei, dei risultati che ho ottenuto con la maschera. Però anche lei fa notare della ragione per cui non l'ho mai presa è che quella maschera, non essendo così flessibile come questa, perché questa qui è una maschera di silicone, se voi avete una faccia più grande, la maschera non vi va a coprire tutto il viso, ovvero quella maschera è fatta per una tipologia di viso piccola. Se avete una tipologia di viso piccola, quella maschera può funzionare, ma se avete già un viso un po' più grande, quella maschera, cioè, non vi copre tutto il viso, mentre questa vi va a coprire tutto il viso. E la cosa che faccio anche io, perché sono proprio extra, quello che faccio 10 minuti così sul viso e poi faccio 10 minuti così sulle mie tette. Il brand, questo qui Current Body, vende anche proprio l'attachment del collo, ma ha un costo e personalmente, perché compro questo, mi faccio prima il viso, poi mi faccio il collo, perché mi devo comprare quello per il viso, per il collo? Certo, quello per il collo può essere tipo il regalo che si fa alla mamma, però secondo me questa cosa, cioè, una cosa fighissima. Vi parlo ora delle caratteristiche di questa,
poi la finisco perché sono qui da 20 minuti, ma volevo veramente farvi capire queste cose, perché ovviamente queste maschere, queste cose hanno un costo, ma hanno senso se volete mantenere la pelle un po' più giovane, se appunto fate con costanza, se volete mantenere la pelle, cioè in senso se volete prevenire le rughe, ovviamente potete farla, e secondo me sono veramente fighissime, oltre al fatto che appunto io ormai 2 mesi che la faccio e non la saluto più. Quella di questo brand, ovvero Kern Body, ha 633 rosse, 803 near infrared, diciamo la durata di questo dura 10 minuti, la distanza dal viso sono 0,3 cm più o meno, e ha 54 lampadine, tutte accese insomma, e ha un costo di 395 euro. Ma appunto io questo qui l'ho ricevuta dal brand, e quindi il brand mi ha anche dato un codice sconto per voi che si chiama Franci LED, e vi dà la maschera a 250 euro, che secondo me è uno sconto elevato. Se ci pensate, come vi ho detto, quando andate a farvi i facial dal vostro estetista vi costano più o meno sui 100 euro, quindi due già trattamenti dall'estetista vi siete ripagati la maschera. Se è un qualcosa che a voi interessa, se voi sapete che utilizzate questi prodotti con frequenza, se appunto volete prevenire le rughe e volete insomma mantenere la pelle più giovane, questo qui potrebbe essere un investimento che io personalmente farei. Quindi questo è tutto riguardo questa tecnologia, riguardo questa luce, quindi appunto la luce infrared. Quello che va a fare, va praticamente a stimolare la vostra pelle e va a stimolare la vostra pelle nella produzione del collagene. Quindi ora quello che faccio io, dopo avervi spiegato tutto, prendo, tra parentesi, questa maschera ha un... diciamo uno strappo in velcro, se così possiamo dire, quindi lo mettete. No vabbè raga, cioè vi giuro, le cose che non si fanno per sembrare più giovani. Quindi la mettete così, tra parentesi questo qui sarà tipo un regalo che io faccio 100% a mia mamma per il suo compleanno. Mamma, te sto a spoilerare il regalo. Quello che dovete fare è 10 minuti, di solito, aspettate che poi chiudo gli occhi, se volete potete comprarvi tipo quei cosi per chiudervi gli occhi, ma io semplicemente sto 10 minuti tipo così a chiudere e chiudo gli occhi, quindi vado, press and hold, è semplicissimo, press and hold, vi lascio il codice sconto qui che è 250 e vado a godermi di questo trattamento speciale che sto facendo ormai da 2 mesi a questa parte alla mia pelle. La prima volta che Jamie ha visto si è spaventato, e devo dire che Jamie ha visto in ogni situazione, questa qui fa quasi paura, però fa la differenza. Ok, let's go. Ok, inoltre, mentre sono qui che mi faccio i miei 10 minuti, continuo a parlare perché alla fine questo video sarà già di 50 minuti. Chi sarà qui ancora a guardare questo video? Vabbè, scrivetemi nei commenti se siete ancora qui al minuto, non lo so che minuto sarà, fatemi sapere se siete qui ancora a sentirmi o vi siete rotti, ma gli makeup artist utilizzano proprio questa maschera per fare questo trattamento prima del trucco. L'ultima che ho visto era una makeup artist di Los Angeles che ha truccato... Oh mio Dio, come si chiama quell'attrice? L'attrice di The Queen Gambit. Vi metto la foto qui e... oh mio Dio, raga! Dovete sapere che c'è praticamente un signore alla finestra che mi sta guardando e secondo me pensa che tipo io ci abbia dei problemi seri, e giustamente deve pensare che io ho dei problemi seri. E mi sta guardando, e mi sta guardando anche male. Io magari ve lo voglio far vedere perché mi continua ad osservare, è la cosa abbastanza imbarazzante. Comunque, a parte questo... No raga, non ce la posso fare, ma mi continua a guardare. No vabbè, adesso ve lo faccio vedere. Allora, con questo telefono... questo qui è il telefono del mio microfono. Ma io vi faccio vedere il signore che mi sta... letteralmente osservando dalla finestra, e penserà che io sono una completa pazza. E
alla fine c'ha pure ragione lui, ma è lui quello che in una casa sta con la mascherina. Ve l'ho detto, mi ha salutato. Ok, adesso che ha capito che mi stava dando fastidio, che lo stavo riprendendo, si è accorto che magari stare alla finestra e guardare che cazzo fanno le altre persone nei propri appartamenti non è la cosa migliore. C'è da dire che io sono proprio di fronte alla mia finestra, c'ho un finestrone gigante, ci sono appartamenti davanti a me, ci sta, però ci sta anche non guardarmi. Comunque, a parte questo, sì, vi stavo dicendo che questa maschera vi è data dalla truccatrice per truccare, mi sembra, l'attrice di The Queen Gambit, quindi top. E subito veramente diventa di 50 minuti, ma vabbè, una skincare di 50 minuti la vedete. Però secondo me un video così è tipo un video super casareccio e io vi tengo compagnia, se state cucinando. Io mi vedo un sacco di video lunghi, tipo di Gloria, i video di Giovanna, i video di Eleonora, i video di Deborah, vi giuro, vi metto i loro canali qui, tanto sapete di chi parlo. Mi vedo un sacco di loro video, c'è da dire che fanno video lunghi pure loro, cioè non è che fanno proprio video cortissimi, ma devo dire che mi piace perché tutte loro fanno video appunto lunghissimi e quindi io mentre cucino li guardo. Ta-tan! 10 minuti sono passati. Quindi si spegne da sola la maschera e sapete che avete fatto il vostro trattamento. Ovviamente cosa succede? Appena finita la maschera, ho tolto, ho tipo il segno del nasino, è questo qui, più che altro perché io c'ho un po' l'osso qua, proprio il grande, e leggermente un po' una gobbetta qui, quindi credo che faccia, diciamo, la maschera, essendo che va sul naso, crea questo segno. Però poi se ne va via, insomma. Poi prossimo prodotto che faccio dopo aver applicato questo, un altro prodotto che secondo me ha fatto la differenza. Ovvero, io ho avuto uno sfogo pazzesco, e quando dico pazzesco, a causa di un forte stress e a causa del fatto che io sia stata malata, ho dovuto prendere gli antibiotici, ho dovuto prendere un sacco di medicine per un mese, la mia pelle ha deciso di tornare all'acne che avevo tipo 2 anni fa. E appunto mi sono venuti tutti degli sfoghi qui. Come vedete ho praticamente le macchie rimaste adesso, che ovviamente con il tempo andranno via, nonostante io utilizzo prodotti skincare che mi aiutano a far andare via le macchie, nonostante magari io faccio dei facial da appunto l'estetista o da questi studi dermatologi, cioè non è magia, cioè non è che io posso prendere la pelle, cancellare tutto, bianchetto, la pelle torna perfetta. La pelle ha bisogno di tempo per, diciamo, guarire, insomma. Un prodotto che ha fatto veramente la differenza per me ed è un nuovo prodotto che ho utilizzato ad utilizzare con piacere è questo prodotto di Paula's Choice. Questo qui è il 10% acido azelaico. Allora, l'acido azelaico è un ingrediente che non viene osannato abbastanza online, soprattutto perché tra gli acidi, quelli per i brufoli, l'acido salicilico, sì, l'acido salicilico, ovvero tipo, mettiamo ad esempio la luce liquida dell'estetista cinica, perché so che sapete tutti cosa sia, viene osannato come il prodotto che serve per i brufoli, ma nessuno parla dell'acido azelaico e in realtà, se ascoltate un po' i dermatologi, in realtà dicono che questo qui funziona addirittura meglio per una pelle che tende a, diciamo, una pelle a tendenza acnelica, se magari avete uno sfogo, se magari appunto avete quel brufolino eccetera eccetera, questo qui è un ottimo prodotto. E devo dire che per me, io ho visto veramente questo prodotto in azione e ho visto come questo prodotto mi abbia letteralmente calmato il viso quando ero ad uno stato, cioè, bruttissimo. Anche qui ho fatto le mie ricerche per quanto riguarda questo acido e questo prodotto, che appunto, vedete, ormai è praticamente finito. È praticamente, come vi ho detto, più efficace, viene definito più efficace dell'acido salicilico, ed è perfetto per tutte le persone che hanno una pelle a tendenza acneica, ma è anche perfetto per tutte le persone sensibili, perché un
contro molto spesso del acido salicilico, ma anche dei retinoidi. Infatti la vitamina A e i retinoidi servono anche all'acne, e che sono estremamente sensibilizzanti per la pelle, quindi non tutte le pelli riescono a diciamo, sostenerlo, riescono a sopportarlo. E questo qui invece è perfetto per una pelle sensibile, è perfetto per una pelle a tendenza acneica ed è perfetto se avete anche la rosacea. E appunto questo qui è un attivo, quindi questo qui 10%, sapete, tra parentesi, 10% è la percentuale maggiore che voi potete trovare in commercio in un prodotto, ovvero più di 10% non potete trovarlo. Tipo, ad esempio, altri ingredienti avete la possibilità di trovare, tipo l'acido lattico, c'è, cioè, tipo l'acido lattico di The Ordinary che è tipo 30%, mentre di questo prodotto, di questo acido, in commercio il massimo, la massima percentuale, quindi la massima, si dice in inglese strength, è il 10%. E praticamente quello che faccio io, ne applico, guarda, te vi faccio vedere, ne applico così, che è abbastanza, a viso asciutto, ha questa, diciamo, consistenza cremosa, direi, e io lo applico soprattutto sulle mie guance, poi un pochino sulla mia fronte. C'è da dire che la mia fronte, a parte questo qui con brufolo che non so per quale motivo mi sia venuto, non ho tanti brufoli, ma appunto io lo applico così dappertutto, e questo qui è un prodotto pazzesco. Questo di Paula's Choice è bellissimo, e inoltre nella formulazione di questo c'è anche all'interno acido salicilico, ma credo che sia in essendo che non c'è una percentuale scritta, credo che sia in quantità talmente minima che fa una poca differenza, però tutto fa. E c'è anche l'estratto di liquirizia. Anche l'estratto di liquirizia è un estratto che viene utilizzato soprattutto nella skincare coreana per andare a schiarire le macchie da brufolo. E devo dire che la mia pelle, da quando ho utilizzato questo, e l'ho utilizzato da 2 mesi, appunto quando ho avuto questo sfogo pazzesco, ho detto: cosa cacchio faccio per far sì che non sia così evidente, ma soprattutto per farmelo passare il prima possibile. E devo dire che questo acido di Paula's Choice per me ha fatto veramente la differenza. Poi vado a fare i miei step di idratazione, quelli sono sempre uguali. Ovviamente vado ad applicare il siero all'acido ialuronico, quindi ho aspettato che il siero, questo qui, il booster di Paula's Choice, sia entrato nella mia pelle. Poi vado leggermente ad inumidire il mio viso, proprio così, 2 secondi, e vado con viso inumidito ad applicare il siero all'acido ialuronico di The Ordinary. Quindi vado e lo presso. Come sapete, il siero all'acido ialuronico va sempre, sempre, sempre applicato a viso inumidito, perché volete far sì che il siero all'acido ialuronico vada ad idratare la vostra pelle invece che vada a disidratarla. Perché se il vostro viso non è inumidito e voi vivete in un clima che non è umido abbastanza, il siero all'acido ialuronico andrà a prendere tutta l'umidità di cui ha bisogno dalla vostra pelle, e quindi vi andrà a seccare la pelle. Quindi mi raccomando, se applicate il siero all'acido ialuronico, che secondo me tutti dovrebbero applicarlo, perché non applicarlo, io vi dico applicatelo con, appunto, applicatelo con il viso inumidito. Poi subito dopo vado ed applico la crema, questa qui è la crema di Drunk Elephant. Vado e la applico sul mio viso. Per quanto riguarda gli occhi invece, vado ed applico questa qui, che è la crema di Verso, che è un brand svedese, e ne applico così, non c'è bisogno di utilizzare 150 kg di prodotti. Vedo gente su Instagram che letteralmente utilizza chili e chili di prodotti, ma non è che più prodotto mettete, più benefici alla vostra pelle, perché alla fine, dopo un po', la vostra pelle non è che può assorbire più di tanto.
Quindi vado e faccio così. Quindi abbiamo assorbito la crema. Vedete la mia pelle? Non so se si possa vedere, ma vedete che è luminosa. È luminosa perché è ben idratata, ma soprattutto equilibrata. Ultimissimo passaggio, perché io sono per la serie, preveniamo tutto, è la crema, questa qui di SkinCeuticals. E questa qui è una crema apposta per il collo, per mantenere anche il collo giovane, perché noi pensiamo sempre alla pelle del viso, ma ci dimentichiamo sempre le mani e il collo, e questa qui ha all'interno il retinolo, e quindi serve appunto per l'invecchiamento. E ve l'ho detta che questa qui c'è proprio una crema, cioè io veramente ho visto la differenza nella pelle del mio collo. Ah, tra parentesi mi ho fatto vedere, ma questa consistenza tipo gelosa, quando la mettete sembra tipo che abbia una profumazione di menta, forse. Sapete che non lo so, però qualcosa di fresco. E appunto serve per mantenere anche il collo giovane. Ovviamente anche se siete già quarantenni, cinquantenni, potete utilizzarla, perché vi aiuterà a, diciamo, attenuare magari le rughe che avete adesso. Ovviamente se avete dei solchi, si può andare solo dal... Ve la faccio vedere la crema, perché vi voglio far vedere la consistenza. È tipo questa crema così giallina. Io la utilizzo da ottobre dell'anno scorso. È stata una scoperta proprio così. All'inizio pensavo, sì, vabbè, mo la crema collo. Io la vedo la differenza. Poi, boh, questa crema costa tanto, però questo qui è un barattolo da 50 ml, io ce l'ho da ottobre, perché anche qui non è che ne avete bisogno di tantissima, e soprattutto io la utilizzo solo la sera, ovvero la mattina non la utilizzo perché non voglio rischiare con il retinolo di crearmi macchie inutili, insomma. E voilà questo video, e voilà il video più lungo di skincare che mai vi potessi regalare. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia fatto scoprire alcuni prodotti. Questa è la mia skincare routine. Se non siete ancora iscritti al canale, cosa state aspettando? Se siete arrivati fino alla fine e non siete ancora iscritti al canale, ma perché? Spiegatemi il motivo, mi farebbe tanto piacere che iniziassi a far parte ufficialmente della community di Franci, quindi della mia community. E niente, io vi saluto, c'è ancora sto signore che mi guarda, ma che cazzo c'hai da guardare? Non te dico, ah, fatti cazzi, non sono più abituata, perché dove vivo io? Io vivo in periferia, vivo nella mia casettina, in Canada sono tutta da sola, non c'è nessuno, mentre qui c'ho tipo... boh, 20 appartamenti di fronte a me. Comunque, a parte questo, spero tanto che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione gigante. Vi giuro che vi faccio vedere sto tipo, perché è veramente uno stalker. Comunque, vi mando un bacione gigante. Spero tanto che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete un like, iscrivetevi al canale. Se non mi seguite su Instagram, seguitemi anche su Instagram. La finisco, vi mando un bacione gigante. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!